Carissime osservatrici, carissimi osservatori del cielo, benvenute e bentornati. Se queste tiepide sere di primavera vi hanno invogliato ad alzare lo sguardo verso le stelle e volete continuare a farlo anche nei prossimi giorni, beh, siete nel posto giusto, perché con questo almanacco astronomico andremo a scoprire gli eventi più importanti che ci dona il firmamento di questo giugno 2024. Questo video è realizzato in collaborazione con la UAI, l'Unione Astrofili Italiani. È un'associazione che dal 1967 promuove la cultura scientifica, e in particolare quella astronomica, in tutto il nostro paese, attraverso molteplici attività di divulgazione, didattica e ricerca. Questo video fa parte del progetto Occhi al Cielo, un e-magazine adatto per chi vuole avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Il crepuscolo del mattino del primo del mese si apre di fronte a noi con un cielo carico di stelle e pianeti. Iniziamo la nostra osservazione volgendo lo sguardo verso oriente, dove da lì a poco vedremo sorgere il sole. Il momento ideale è tre quarti d'ora o al massimo mezz'ora prima dell'alba, quando le luci del giorno non hanno ancora preso il sopravvento sull'oscurità e i primi bagliori tingono di colori caldi l'orizzonte. La luna calante è l'astro più facile da individuare sulla volta celeste ed è per questo che la prendiamo come punto di riferimento. Guardando più in alto alla destra del nostro satellite, quasi verso sud-est, vedremo il brillante Saturno che staziona beato dentro i confini dell'acquario. Facile da individuare perché le stelle dell'acquario sono mediamente molto deboli e quindi il pianeta con gli anelli risulta essere l'astro più brillante di quella zona di cielo. Continuando a considerare la nostra amata Selene come indicatore celeste, in basso a sinistra, quasi al doppio della distanza apparente tra la Luna e Saturno, possiamo scorgere Marte. Sarà più alto sull'orizzonte rispetto a maggio e quindi sarà più facile da vedere tra le prime luci del crepuscolo mattutino. Marte ci farà compagnia alla mattina per molto tempo ancora, fino alla fine di gennaio del prossimo anno. E mentre il sole si avvicina a bagnare coi suoi raggi le nostre città, dalla parte opposta della volta celeste, la stella Arturo, la più luminosa dell'emisfero boreale celeste, cala dolcemente verso l'orizzonte insieme alla costellazione di cui fa parte, quella del Boote. Potremo scorgere questo luminoso astro ponendo la nostra attenzione verso occidente, a poco meno di una spanna sopra l'orizzonte. Troviamo facilmente Arturo completando l'arco abbozzato dalla coda della grande orsa. Guardando ora sopra le nostre teste, notiamo le costellazioni che fanno parte dell'asterismo del triangolo estivo, che avevamo già incontrato le mattine di maggio. Sono lì belle alte sulla verticale, in particolare quella del Cigno, che con la sua luminosa Deneb, stella che ne rappresenta la coda, si staglia alta alta in cielo. E dopo una giornata di lavoro, quale modo più rilassante ci può essere se non ammirare il cielo del crepuscolo vespertino? Le stelle del triangolo estivo, che la mattina si presentavano alte alte in cielo, le vedremo adesso sorgere dolcemente verso oriente, mentre Arturo, che all'alba l'avevamo visto vicino all'orizzonte, adesso ci illumina da sud. Proseguendo l'arco che dalla coda dell'Orsa Maggiore arriva ad Arturo, incontriamo Spica, la stella più luminosa della costellazione zodiacale della Vergine. Lunedì 2 giugno la Luna è al perigeo, la minima distanza dalla Terra, a circa 368.100 km. La mattina la vedremo più vicina a Marte che a Saturno del giorno precedente. Il pianeta rosso sarà in basso a sinistra del nostro satellite, avvicinamento questo che, dal nostro paese, potremo ammirare anche tra le prime luci di lunedì 3 giugno, quando Marte sarà sulla destra di Selene, a meno di 5 gradi, mentre Saturno, pacificamente, resta a guardare l'incontro a debita distanza. Il 4 mattina, un piccolo falcetto di luna si leva dolcemente dall'orizzonte un'oretta prima del sorgere del sole. Lo stesso giorno, Venere sarà in congiunzione superiore con Elio. Non riusciremo a vedere questo evento, ma ci dice che presto il pianeta riapparirà la sera. Abbiate pazienza fino ad agosto, dopodiché ci farà compagnia fino alla fine dell'inverno. E dopo il pianeta che porta il nome della dea della bellezza, tocca alla Luna essere in congiunzione con la nostra stella. Il 6 cadrà il novilunio, giorno dopo il quale Selene riapparirà alle sere di queste ultime settimane di primavera. E infatti, già l'8, tre quarti d'ora dopo il tramonto, vedremo un piccolissimo spicchio di Luna nei gemelli. Sopra Selene potremo scorgere la brillante Polluce e poco lontano da questa Castore.
La sera successiva, il 9, la nostra piccola falce sarà quasi alla stessa altezza di Polluce, formando insieme a Castore un allineamento interessante da osservare e magari anche fotografare. Ad essere precisi però, il 9, il nostro satellite, si troverà dentro i confini del Cancro, costellazione nella quale dimora l'ammasso alveare, Messier 44, che avevamo già incontrato il mese scorso e che, come allora, anche questa volta vi suggerisco di osservare con un binocolo. Dopo il Cancro tocca al Leone ospitare la bella luna crescente, che vedremo l'11 a destra di Regolo, mentre la sera successiva si ergerà sempre più luminosa in alto a sinistra della stella più brillante della costellazione che raffigura il re della savana. Il nostro osservare il cielo in modo frettoloso e distratto spesso non ci fa percepire i piccoli ma continui cambiamenti dei suoi protagonisti principali, in particolare della luna. Venerdì 14 il nostro satellite, mentre si trova dentro i confini della Vergine, sarà al primo quarto e contemporaneamente vicino all'apogeo, la massima distanza da noi, a ben 404.100 km. Selene apparirà così più piccola del solito, perché più distante. E mentre il nostro satellite attraversa la costellazione più grande dello zodiaco, la Vergine, incontra Spica, della quale avevamo parlato all'inizio del video. La sera del 16 vedremo Selene molto vicino alla stella più brillante della Vergine, a meno di un grado di distanza, cioè a meno della larghezza del mignolo ottenuto a braccio teso. Tra il Mar Nero e il Mar Caspio e in alcune zone del Kazakistan e dell'Uzbekistan potranno assistere all'occultamento di questa stella da parte del nostro satellite. Stiamo uscendo dalla seconda decade del mese, mercoledì 19, mentre la luna gibbosa crescente si avvicina all'essere piena, la vedremo entrare nella chela meridionale dello scorpione zodiacale. Le stelle che formano l'arco della chela hanno nomi per noi affascinanti, Akrab, Dishuba e Fang. Durante la notte il nostro satellite passerà poco sopra Fang, la stella più vicina all'orizzonte delle tre, mentre si dirige verso Antares, che è facile da trovare perché è quell'astro di colore rosso che brilla nel cuore dello scorpione, stella dalla quale la luna apparirà allontanarsi la notte successiva. E mentre ammiriamo il nostro satellite vagare tra le belle costellazioni zodiacali, possiamo festeggiare il solstizio che quest'anno cade il 20 giugno alle 22:51 ora italiana, che nel nostro emisfero corrisponde all'arrivo dell'estate astronomica, mentre nell'emisfero australe determina l'inizio dell'inverno astronomico. Nelle zone temperate dell'emisfero boreale, dove viviamo noi, il sole a mezzogiorno del solstizio di giugno raggiunge la massima altezza sull'orizzonte di tutto l'anno, mentre nelle zone temperate dell'emisfero australe raggiunge la minima altezza sull'orizzonte. Per le zone polari e tropicali il discorso è leggermente diverso e meriterebbe un video a parte. Ma non è tutto, perché sempre il giorno del solstizio d'estate il sole sorge e tramonta alle posizioni più a nord di tutto l'anno, che per le nostre latitudini significa che sorge quasi a nord-est e tramonta quasi a nord-ovest. Questi fattori, i punti più a nord in cui sorge e tramonta il sole, insieme al fatto che a mezzogiorno raggiunge la massima altezza in cielo, fanno sì che il percorso apparente della nostra stella sulla volta celeste sia della massima ampiezza e di conseguenza che il dì abbia la maggiore durata dell'anno. Nei giorni precedenti e successivi al solstizio, il Sole cambia di poco il suo percorso sulla volta celeste. In pratica, lo vedremo sorgere e tramontare più o meno nella stessa direzione e raggiungere circa la medesima altezza a mezzogiorno. Quindi potremmo dire che la nostra stella appare quasi ferma, o meglio, è il suo percorso giornaliero ad apparire quasi fermo. La parola solstizio deriva dal latino e significa appunto sole statico. Proprio per questo fenomeno. L'estate comincia in bellezza perché le mattine si popolano di altri interessanti astri erranti, come Giove, che fa capolino già da qualche giorno molto basso all'orizzonte tra est e nord-est, sempre tre quarti d'ora prima del sorgere della nostra stella. Lo vedremo meglio da luglio in poi, ma già nelle ultime decade di giugno potremo tentare di osservarlo. Si trova nella costellazione del Toro, sotto l'ammasso stellare delle Pleiadi. Le Pleiadi sono quel gruppetto di stelle che sembrano raffigurare un piccolo carro, ma attenzione che non è il famoso piccolo carro che ospita la stella polare. Con un binocolo, prima che sorga il Sole, potremo cercare le Pleiadi a circa una spanna di distanza da Marte, in basso a sinistra del pianeta rosso.
Ammirata la bellezza di questo agglomerato di stelle, scendendo verso l'orizzonte incontreremo un astro brillante, seppur immerso tra le primissime luci del dì. È Giove. L'estate continua in pompa magna, regalandoci un bel plenilunio durante la notte tra venerdì 21 e sabato 22. Quale momento migliore se non venerdì sera per andare fuori città, magari mangiando qualcosa all'aria aperta, e godersi la luna che sorge in tutto il suo bagliore verso sud-est, mentre il cielo si finge di buio. E dopo la luna piena, che rischiara la notte e che piace tanto ai romantici, ma che disturba coloro che amano osservare gli oggetti più delicati del cosmo, arriva il periodo in cui potremo ammirare Selene la mattina, prima dell'alba. Il peregrinare continuo del nostro cangiante satellite lo porta ad apparire in posizioni diverse giorno dopo giorno, tanto che, dopo aver attraversato il Sagittario e Capricorno, giovedì 27 sarà nell'acquario alla destra di Saturno, pianeta che oramai stiamo osservando da diverse settimane e che sappiamo individuare facilmente. Muovendo il nostro sguardo verso est c'è il solito Marte, mentre tra est e nord-est notiamo il nuovo arrivato, Giove. Sempre il 27 Selene raggiunge il perigeo, la minima distanza dalla Terra, a 369.300 km. La mattina successiva la Luna, ormai quasi all'ultimo quarto, sarà alla destra di Saturno, vicino al confine coi Pesci, costellazione nella quale ci rimarrà fino a fine mese. E siamo così giunti al termine di questo almanacco, con un mese che finisce in bellezza e regala ai mattinieri un bel allineamento. Guardando sempre alla solita ora, tre quarti d'ora massimo mezz'ora prima del sorgere di Elio, verso oriente potremo osservare in direzione sud-est Saturno, più alto sull'orizzonte di tutti i pianeti visibili in queste mattine. A seguire la luna calante, che precede nel moto giornaliero del cielo il rosso Marte, che sappiamo stazionare in questo periodo verso est, e Giove, che abbiamo detto trovarsi sotto l'ammasso delle Pleiadi in direzione nord-est. In mezzo a tutta questa bellezza ci sono anche Urano tra Marte e Giove e Nettuno tra Saturno e la Luna. Non sono per nulla facili da vedere, perché queste non sono le condizioni migliori per osservarli, ma ci serve sapere che sono lì perché ci aiuteranno a capire un concetto astronomico molto interessante. Guardando nel suo insieme questo carosello di astri più o meno lucenti, notiamo che si allineano seguendo un arco che possiamo disegnare facilmente partendo da Saturno e unendo i vari pianeti fino ad arrivare a Giove. Il cerchio di cui questo arco è parte si chiama eclittica ed è il percorso che disegna il Sole tra le stelle durante l'anno. E infatti, se proseguiamo idealmente sotto l'orizzonte l'arco che abbiamo appena dipinto, arriviamo proprio al Sole. Ma perché i pianeti si trovano tutti più o meno lungo questa eclittica? Le cose diventano un po' più chiare se pensiamo all'eclittica non solo come il percorso del Sole, ma come la proiezione dell'orbita della Terra sulla volta celeste. Allora possiamo chiederci, come mai i pianeti si muovono vicini alla proiezione in cielo della nostra orbita? Il motivo è che le orbite dei pianeti giacciono su piani che sono inclinati solo di pochi gradi rispetto a quelli dell'orbita della Terra. In prima approssimazione possiamo dire che tutti i pianeti si muovono più o meno sullo stesso piano e quindi, visti dalla Terra, ci appariranno muoversi tutti lungo un cerchio o comunque molto vicino ad esso. Questo cerchio è l'eclittica per l'appunto. In verità le cose sono più complicate di così, se ti interessa fammelo sapere nei commenti che magari ne parliamo in un altro momento. Io sono Luca, se vuoi supportare questo progetto di esplorazione delle meraviglie del cielo, metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto iscriviti ai canali dell'Omino delle Stelle e della UAI. A questo punto non mi resta che augurarti come sempre buonanotte e buone stelle.